5 cose che avrei voluto sapere prima di iniziare a investire. Oggi video serio che vi consiglio di guardare fino in fondo, in quanto si tratta di lezioni che ho imparato sulla mia pelle in ormai quasi 4 anni che investo. E carissimi investitori, vi assicuro che avrei pagato oro per saperle quando ho iniziato a investire, semplicemente perché avrei risparmiato un sacco di soldi. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Si tratta di una lista di lezioni molto personale che quindi penso che non troverete da nessun'altra parte, nel senso queste sono le lezioni che ho imparato io, se guardate altri video troverete altre lezioni immagino. Ascoltate fino all'ultimo che è una chicca ed è quello che poi vi farà realmente guadagnare più soldi. Mi sono segnato nelle note del mio nuovissimo iPhone tutto quanto e ora possiamo cominciare. Alla numero 5 troviamo che fare investimenti poco rischiosi non per forza renderà di più di fare investimenti molto rischiosi. Ora, che cosa stracazzo voglio dire? Voglio dire che quando io ho iniziato a investire, il mio unico obiettivo, come tutti i rincoglioniti che iniziano a investire, era di arricchirmi velocemente. E quindi ho iniziato a fare investimenti che erano molto rischiosi senza in realtà neanche rendermene conto. Quindi all'inizio sono anche stato fortunato perché ci trovavamo in pieno bull market, sia per quanto riguarda il mercato azionario e sia per quanto riguarda il mercato cripto. Però poi appena arriva il primo ribasso ti arriva la mazzata. E piano piano allora sono entrato nell'ottica che in realtà quando uno investe dei soldi, la prima regola in assoluto sarebbe non perdere denaro. Nel senso, perché voglio investire? Per non perdere soldi. Quindi sappiamo che c'è l'inflazione che è del tot per cento all'anno, non voglio perdere potere d'acquisto, allora investo il mio capitale. Quindi la prima cosa che ho capito è che quando uno investe dovrebbe essere per salvaguardare il capitale e non per buttare i soldi come con le scommesse. Imparando a investire in modo più conservativo e anche più ragionato, se vogliamo, ho scoperto che non necessariamente meno rischio vuol dire per forza meno rendimento. Cioè io ho notato che da quando essenzialmente ho un portafoglio cripto e azionario ben bilanciato, molto più ragionato, molto più safe, i guadagni sono aumentati, ma di parecchio e con un rischio decisamente inferiore. Ma questa era solamente la numero 5, carissimi investitori. Passando alla lezione numero 4 invece, troviamo il non affezionarsi a un asset. Ecco, questa potrebbe essere una lezione molto scontata in realtà, però non è da sottovalutare. Nel senso, è logico che anche un investitore come si deve debba amare l'asset su cui investe. Cioè persino Warren Buffett ama Apple, ama McDonald's, ci mangia ogni giorno. Però il fatto è che dopo aver capito e studiato e amato ciò in cui investi, se noi non vogliamo fare beneficenza o donazioni ai progetti, aziende varie che amiamo, ma siamo investitori, il nostro scopo è appunto salvaguardare i nostri risparmi e, perché no, moltiplicarli. Quindi si vedono spesso, per esempio, persone che amano Bitcoin alla follia. Sappiamo tutti che esistono i Bitcoiner, per esempio, che appunto non venderebbero mai Bitcoin per trarre profitto, e senza nulla togliere ai Bitcoiner, che comunque sono da rispettare anche loro, perché se Bitcoin arriverà ad essere quello che è destinato a diventare, sarà anche grazie a loro. Però se vogliamo essere veri investitori, non possiamo purtroppo farci controllare dalle emozioni o dai sentimenti. Io, per esempio, questa cosa non l'ho mai passata con Bitcoin, ma mi è capitata con ben due aziende di cibo vegetale barra vegano che all'epoca amavo la follia. Si tratta di Beyond Meat e Tattooed Chef, che in molti conosceranno per i tantissimi video su YouTube. Esatto, sono stato uno dei coglioni che ha investito in quell'azienda, che poi essenzialmente è andata a zero. Beyond Meat invece non è andata a zero, però il suo bel crollo l'ha fatto, e io niente, continuavo ad accumulare in perdita come un completo coglione, perché amavo l'idea, amavo il fatto che salvassero gli animali, che questo tipo di cibo inquinasse di meno. Ero addirittura andato a comprare i prodotti per assaggiarli e mi piacevano, e niente, ci ho preso una mazzata enorme. E quindi da lì ho imparato a non affezionarmi mai e poi mai alle cose in cui investo. Oh, ma siamo già alla numero 3, carissimi investitori. Al gradino più basso del podio abbiamo less is more. Che vuol dire? Allora, questo riguarda il trading, ma più propriamente l'analisi tecnica. È fra tutte le lezioni quella che specifico funzionare per me, ma non so se funzionerà anche per voi. Ma quando io ho iniziato a fare trading, o comunque più banalmente a fare lo studio dei grafici, mi sono ovviamente studiato lezioni di analisi tecnica, sparato 3000 video, e per tutti i primi tempi i miei grafici erano tipo così.
piano piano, ma molto lentamente, ho imparato a togliere. Ho iniziato a fare pulizia completa del grafico, essenzialmente perché ho capito che non ha senso utilizzare 3000 indicatori, fare 3000 trend line, Fibonacci, disegni, figure strane. Soprattutto le figure, io sono una cosa che ho odiato praticamente dagli inizi. Sta di fatto che io, da quando ho iniziato ad avere un grafico molto più pulito e utilizzare solamente supporti, resistenze e trend line, ma tutte e tre disegnate come Cristo comanda, quindi che siano ritestate più volte, che toccano un sacco di punti, eccetera eccetera, io ho notato parecchi vantaggi. Quindi grafico pulito, testa pulita. Secondo posto, e questa ero veramente indeciso se metterla in prima posizione perché cronologicamente è l'ultima che ho imparato, ed è: certe volte il grafico e il prezzo non sono una conseguenza delle notizie, ma viceversa. È una lezione che ho imparato soprattutto ultimamente per quanto riguarda il mondo cripto, quindi le notizie sul Bitcoin ETF, le notizie su Tesla, sulle approvazioni, sulle cose che vengono rimandate, eccetera eccetera. La cosa è che più volte, mettendo di fianco grafico e notizie, possiamo osservare come la notizia in sé arrivi proprio nel momento giusto del grafico. Cioè, è molto difficile da spiegare, però per esempio qui è quando è stata data la notizia di un possibile ETF spot su Bitcoin, qui invece quando è stata data la notizia che il possibile Bitcoin ETF potesse venire accettato, e qui quando invece è stato rifiutato. Cioè, possiamo osservare di come le notizie arrivino sempre in un momento chiave del grafico, o quando c'è un supporto, o quando c'è una resistenza, oppure quando il prezzo sta esattamente in un'area importante. Come questa cosa sia possibile non lo so, probabilmente sono davvero i poteri forti che vogliono spennare qualche pollo retail, io ripeto non lo so. Sta di fatto che più e più e più volte ho visto ripetersi questa situazione. Oltretutto c'è anche da ricordare che il grafico di un asset spesso e volentieri racconta anche molto di più rispetto solo che al prezzo, quindi tutte le notizie e la macroeconomia sono già nel grafico. E poi banalmente possiamo dire anche che in bull market usciranno notizie da bull market e in bear market notizie da bear market. Quindi se siamo in bear market e stiamo aspettando una notizia che potrebbe essere buona oppure negativa, piuttosto che lanciare una monetina e fare 50 e 50, io punterei più sulla negativa. Invece in bull market è più probabile avere notizie positive essenzialmente. Comunque sia, anche se mi dovessi essere sbagliato, ho imparato lo stesso a fregarmene completamente delle notizie, perché se il grafico dice una cosa, lo studio macroeconomico mi dice la stessa cosa, può uscire anche la notizia che in assoluto non mi aspettavo uscisse, e secondo me quella notizia servirà solo a spennare altri polli che invece pensavano che quella notizia potesse far andare il prezzo to the moon all'improvviso. Spero che non vi siate persi su questa parte, però se avete domande rispondo nei commenti. Ultima lezione, carissimi investitori: fare take profit. Questa è la lezione più banale e contemporaneamente più utile in assoluto, semplicemente perché vi insegna non perdere soldi, guadagnare soldi e fare profitti su profitti. Io purtroppo lo ammetto, ho iniziato a investire facendo i miei piani d'accumulo, i buy the dip. Mi sono visto asset che avevo in portafoglio crescere in maniera esponenziale, e sapete poi certe volte quanti soldi ho rivisto indietro da quegli investimenti? Zero. Investire e vedere quel numero verde col più davanti, quella percentuale che aumenta, senza però prendere profitti, non serve a un cazzo. Come dobbiamo essere bravi ad accumulare quando è il momento di accumulare, dobbiamo anche essere capaci di vendere quando è il momento di vendere. E qui entra in gioco anche la parte delle emozioni, che non ho voluto mettere proprio come lezione all'interno del video, però lo sappiamo tutti, non bisogna far interferire le emozioni con gli investimenti, e nel mio caso l'emozione che interferiva era proprio l'avarizia. Cioè vedere i soldi che aumentavano senza poi mai trarre un reale profitto. Da lì ho imparato che bisogna anche vendere. Non dico di vendere al top di mercato, perché anche essendo il più sculato del mondo è impossibile prevedere sempre quale sarà il top di mercato. Quello che ho imparato io, e ce l'ho messo di tempo, è di prendere profitti piano piano. E questo sarebbe il consiglio bonus che voglio darvi, perché se voi riuscite veramente a entrare in quest'ottica, è come se entraste in una god mode degli investimenti. Cioè, come quando uno deve comprare, non bisogna per forza di cose trovare il bottom assoluto, semplicemente si fa uno studio. Quando si pensa che il prezzo sia arrivato a una soglia tale che sia un buon affare iniziare a comprare, si inizia a comprare, non tutto insieme. Si ha una quantità di denaro da investire,
investiamo una piccola parte. Il prezzo continua a scendere, compriamo ancora. Meglio di così, compriamo ancora, pensa se avessimo comprato tutto prima. Allo stesso modo, quando il prezzo inizia a salire anche troppo, magari vediamo che intorno a noi c'è un po' troppa euforia, un po' troppa avarizia, insomma capiamo che è il momento di vendere, noi non vendiamo tutto insieme, vendiamo esattamente come abbiamo comprato, quindi a piccoli step. Vendiamo un pezzettino, poi se continua a salire vendiamo un altro po', fino poi a vendere quasi tutto. Voi ora mi potrete dire, vabbè, ma io non investendo tutto, poi magari il prezzo schizza in alto all'improvviso e io ho perso profitti. Allora sì, ma prima di tutto non hai perso nulla, perché se il prezzo sale hai guadagnato soldi, quindi hai vinto. Se il prezzo scende puoi comprare ancora e quindi hai vinto. Terza motivazione, quante sono le probabilità che il prezzo inizi a schizzare verso l'alto all'improvviso? E quarta ed ultima motivazione, hai guadagnato soldi, hai fatto profitti, c'è da lamentarsi? Oltretutto, quando hai preso quei profitti li puoi reinvestire in qualsiasi altro asset e fare altri profitti dai profitti che avevi prima, cioè profitti al quadrato, al cubo se vogliamo. Io raga vi assicuro che da quando sono entrato in questo stato mentale per me è cambiato tutto, mi fa stare molto più sereno, mi fa essere più profittevole, mi fa essere più felice perché non mi lamento più. Se il prezzo sale sono contento, se il prezzo scende sono contento. Carissimi investitori, io spero che questi consigli vi possano essere d'aiuto. A me per esempio sarebbero serviti e mi avrebbero fatto risparmiare tanti soldi e ne avrei guadagnati tanti altri. Poi sarebbe interessante se voi aveste anche altri consigli da dare ad altri investitori come voi, perché potreste anche voi attivamente far del bene a qualcun altro e fargli risparmiare un po' di soldi. Quindi se avete altri consigli o anche uno solo che vi sentiste di dare ai vostri soci investitori, scriveteli qua sotto nei commenti, perché qualcun altro sicuramente apprezzerà e apprezzo anch'io. Detto questo, come al solito lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina perché a quanto pare la campanellina serve, perché se no YouTube non vi fa vedere i miei video, e se vi va guardatevi questo video qua, che è il video più trash ma anche più divertente della storia di Investitori Folli. Fidatevi.